Alla fine di questa giornata particolare Daniela Santanchè esce combattiva come sempre, cioè si è difesa con orgoglio, con coraggio, con forza, con convinzione in Parlamento. Poi saranno gli eventi a spiegarci che cosa accadrà e che cosa è accaduto. La fotografia che io vedo è una maggioranza molto compatta vicino alla Santanchè, mentre vedo un'opposizione come sempre così a tre diverse velocità. Il tema vero è che qui si sta linciando una persona per il suo modo di essere, per il suo tenore di vita, per le sue borse, per le sue macchine e per dove va al mare. La Santanchè, solo perché vive in un certo modo che qualcuno le contesta, dovrebbe essere fuori dal raggio dell'articolo 48 della Costituzione. L'inchiesta sui magistrati si basa adesso su una perizia, o meglio su una consulenza di un docente della Bocconi che è stata depositata molti mesi fa ed è un documento pubblico, così spieghiamo anche a Daniela Santanchè, perché è depositata in quella che era la procedura fallimentare. In quella perizia si sostiene a torto o ragione, in quella consulenza, che i bilanci di Visibilia sarebbero falsi da molti anni. Per questo, non oggi, ma già nel dicembre scorso, il Fatto Quotidiano e altri giornali hanno scritto che era per forza indagata, perché se arriva una consulenza in cui il consulente dice guarda che per me i bilanci sono falsi, il pubblico ministero ha l'obbligo di scrivere. Io però non vorrei entrare nella questione giudiziaria, perché non possiamo demandare alla magistratura sempre il compito di selezionare le classi dirigenti. Questo è davvero un passo indietro. Cosa ci importa? Noi dobbiamo ragionare di altre cose. Le faccio un esempio. In Germania due anni fa si è dimessa una ministra, Anna Spiegel, perché, ministra della famiglia, perché durante un'alluvione lei era in vacanza, ma non si dimette per questo, perché quando ascoltata davanti ai giornalisti dice no ma guardate che io ero sempre al telefono e ho coordinato le cose durante l'alluvione. Si stabilisce che la cosa non era vera e lei si dimette per questo. Io credo che io per Daniela Santanchè, al contrario di tanti altri, ho la massima simpatia. La conosco da 30 anni, non ho nulla da che dire rispetto a come si veste e so che ha fatto l'imprenditrice e so tutte queste cose. Il problema è che lei non è una privata cittadina. Non ci occuperemmo di lei se fosse una normale imprenditrice. Ha oneri e onori, ha gli onori del politico e degli oneri maggiori rispetto ai privati cittadini. Allora, se hanno ragione quei dipendenti che sostengono sì, tu non avevi avevi solo il 5%, ma di fatto eri il dominus, questo è un problema, perché tu hai raccontato in Parlamento un'altra cosa. Se hanno ragione quei dipendenti che hanno detto non è vero quando lei andava a dire io ho anticipato la cassa integrazione Covid perché non arrivava dal governo Conte, loro hanno sostenuto in televisione che questi soldi non siano mai arrivati. Allora, io so, siamo in Italia, nessuno di solito si dimette per le bugie, eccetera. Però io non sono d'accordo con Italo quando dice, o con anche gli esponenti del governo, aspettiamo il rinvio a giudizio, eccetera. Alziamoci tutti, destra, sinistra, centro, perché oggi l'avete detto in Parlamento, l'è stato detto, tutte le volte ci rinfacciano gli indagati. Facciamo un passo in avanti, un passo più in alto. Giudichiamo le cose sulle basi dei comportamenti, possiamo decidere che anche se uno dice non la verità è degno di fare il ministro, sapendo però che in altri paesi questo non accade. Quando è nato il governo Renzi ci aveva 5 indagati, ma i giornalisti di sinistra hanno fatto pippa, come si dice a Roma, perché era Renzi. Ma non è vero, il Fatto ha scritto chilometri sulla Boschi, non è così, stai cercando di fare una cosa che non è vera. Non è stata mai indagata la Boschi. Quando è nato il padre, come sappiamo il padre. Ma che c'entra lei col padre, scusa, adesso ci prendiamo pure con no, i figli. No, era ancora meno. Ma andiamo a picchiare i figli. No, poi appena sono sostenuto la tesi. No, però è questo perché sono sostenuto la tesi. I giornali di sinistra non attaccano, non è vero. Capisco che ti dà fastidio. Il governo Gentiloni, il mostro sacro Gentiloni, commissario europeo che tanto la sinistra ama, c'aveva 3 indagati. Ve lo siete dimenticati? Arriviamo al governo Meloni e l'indagato si deve dimettere. Quello ma che questa sta non dicendo, è civiltà, pochino, questa no? È barbarie. Io sono d'accordo con Italo, non si può dimettere sulla base di un avviso di garanzia. Ma la politica deve fare un'altra cosa, deve assumersi le sue responsabilità. Caso per caso esamina quello che accade e se ne assume la sua responsabilità. Donzelli, prima delle elezioni, in una intervista con me, gli chiesi come mai avete candidato alcuni indagati e lui mi disse, guarda, io stesso, ne avevamo molti,
sotto processo, abbiamo selezionato caso per caso, preassumendoci dicendo voi non vi candidiamo, mentre su questi noi pensiamo che sui reati ci siamo assunti la responsabilità politica. Questo sarebbe bello che lo facessero tutti i partiti, esatto, perché arriveremmo a non avere più questo scontro con la magistratura. Assumersi, esaminare le questioni. Io immagino che Fratelli d'Italia abbia i proviviri, no? Se c'è un collegio dei proviviri e se lo ritiene, chiama Daniela Santanchè, che avrà il dovere di dire tutto quello che sa, esamina la questione. E questo lo possono fare i 5 Stelle, lo può fare il Partito Democratico. Sarebbe bello che, avendo un governo che ha il 60-40 in Parlamento, che governerà 5 anni, arrivare a questa svolta.